Giovanni, siamo a Lampedusa, isola delle meraviglie, sogno di tanti pescatori, e purtroppo siamo fermi qui a causa del vento, non si può uscire oggi. Ma visto che ventaccio, è un maestrale molto forte, però io questo non si può uscire lo farei diventare un cerchiamo e proviamo ad uscire, perché c'è un versante, il lato nord-orientale dell'isola, che dovrebbe essere abbastanza riparato da questo ventaccio. C'è un fondale sabbioso, per cui ci inventiamo qualcosa sotto costa su sabbia, che ne dici? Tu lo sai, se si tratta di pescare io sono sempre d'accordo. Dai, allora andiamo sulla sabbia e tecnicamente vediamo come stuzzicare i pesci della zona. Sono d'accordo, andiamo. Andiamo. Aspetta il nostro amico Francesco, già in barca, è prontissimo per partire. Ciao Francesco. Buongiorno. Ciao. Prima di sfruttare l'idea di Giovanni, dobbiamo presentarlo. Giovanni Grimaldi è un noto geologo, giornalista, nonché esperto pescatore di Siracusa, ma da anni naviga e pesca nelle acque delle isole Pelagie. Giovanni, allora? È vero. Confermo tutto quello che ha detto praticamente. Devo aggiungere una cosa importantissima. Siamo in compagnia qua di Francesco, che ci accompagnerà oggi in questa nostra avventura. Anche lui è un giornalista molto ma molto più famoso di me, ora in pensione, e ci farà da guida in questa nostra esperienza. E a questo punto il motto... Il nostro motto, come sempre, sapete qual è? Vediamo qui come si fa Volentino su fondali sabbiosi. La bella è questa punta qua, si chiama punta sottile. Ed è il punto più a sud dell'Europa di Schengen. Siamo molto più a sud di Tunisi. Giovanni, quasi pronti. Ci potresti già dire che cosa andremo ad insidiare oggi? Quali specie di pesci? Sì, vedi, siamo appunto su fondali sabbiosi, per cui prenderemo diverse specie di sabbia, ma in particolare una, che è il pesce pettine, un pesce tipico proprio di queste zone ed ha delle caratteristiche incredibili. È un labride, sì. Il suo nome scientifico è Xyrictis novacula, difficilissimo da pronunciare. Xru vuol dire praticamente coltello, ictis vuol dire pesce e novacula vuol dire coltello tagliente. Come mai questa situazione è così strana? Perché ora appena prenderemo il primo, quindi molto presto, state tranquilli, vedrete che questo pesce ha la forma veramente di un rasoio, è molto piatto, molto appiattito lateralmente ed ha come caratteristica quella di infossarsi sotto la sabbia per 20 cm con 2-3 colpetti di coda. Quando lui vede un pericolo immediatamente si infila sotto la sabbia e si nasconde dai suoi potenziali predatori. Questa è una delle caratteristiche principali. L'altra qual è? E ve la dico subito perché dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti, infatti. Perché quando lo peschiamo ha i due denti, i due canini anteriori particolarmente sviluppati e siccome è anche viscido da prendere, quando noi cerchiamo di prenderlo lui si gira e ci infila i dentini. Cercherà perché noi useremo delle pezze per bloccarlo e poterlo slamare con più sicurezza. Lo vogliamo vedere sto pesce? Andiamolo a vedere, dai, che ci sta aspettando. Dai, prepariamo il gambero per pescare. Prima si sguscia e poi tagliamo piccoli tocchetti, perché gli ami sono piccoli, misura 6-8 stiamo usando, qualche 10, e quindi i tocchetti sono molto piccoli. L'importante è che non siano sfilacciati.
primo Suricio. Un bel pettine. Eccoli! Lui è andato con la coppiola. Giovanni, hey. È arrivata la mia coppiola. Bravo. Ah, guarda Raffaele, guarda questi due pettini, guarda che colori diversi che hanno. Come mai Giovanni questo? Allora, guarda, questo piccolino è un esemplare femmina, infatti è molto rosa, più sull'arancione rosa. Questo invece più grande è un maschio, infatti è più sul verde grigio. Alcuni studi di alcuni esperti biologi marini hanno stabilito che la taglia è di 17 cm praticamente sta a diversificare il sesso di questi pesci, ovvero quelli sotto i 17 sono femminucce come questa e quelli sopra i 17 sono maschi come questo. Un bel esemplare quello là. Sono bei pesci qua, bei pettini, direi quasi delle spazzole più che dei pettini. No? Di che cosa? Di femminucce. Tu sì che sei un donnaiolo. Addirittura. Vediamo invece a me cosa mi è toccato. Sei due donne come Giovanni. Ma se escono due uomini che bisogna dire? No, sono messo male se escono due uomini. Dimmi Giovanni. Un bel maschio. Un bel maschione, un direi. Un bel maschione. Vai. Un bel pesce civetta. Un bel pesce civetta, guarda che spettacolo. Noi non l'abbiamo detto, ma tu me l'avevi promesso un pesce civetta. Guarda che ali. Guarda che spettacolo. Fantastico, guarda. Bellissimo. Lo senti questo? Lo sento, lo sento. Infatti in siciliano questo pesce si chiama Mumu. Mumu. Perché fa questo verso? Senti, mu, senti, ascolta. È uno spettacolo. Queste ali non servono per volare, ma servono per l'accoppiamento. Questo pesce ha queste due zampette, che sono poi le pinne che sono ventrali, con le quali cammina sulla sabbia. È uno spettacolo, guarda. Io direi di liberarlo. Lo liberiamo immediatamente. Lo liberiamo immediatamente, dai. Grande Giovanni, mi avevi promesso il pesce civetta. È arrivato. No, una cernia! Un cerriotto! Un cerriotto da liberare! Una cernia striata. E che è? Una cernia qui? Un cerniotto striato. Francesco! Ci hai superato con sta cernia, ci hai superato. Guarda che bella livrea. Vai, tira su. Bellissima. Spettacolo, ragazzi. È una cernia
la mia dorata. Di maschi. Raffaele, vedi, nonostante questo vento che ci ha distrutto praticamente, siamo riusciti a trovare un posticino un po' riparato e con delle attrezzature molto leggere, molto semplici, terminali sottili, rami piccoli, siamo riusciti bene o male a passare un paio d'ore divertendoci in compagnia di questi pesci pettini. Bene, è questo un pesce pettine che si è travestito da Sciarrano. Bene, vedi Giovanni, nella nostra serie Qui come si fa non ci interessa mostrare delle catture grandi o delle catture piccole, piuttosto qualche piccolo ragguaglio tecnico. Ho notato che nei tuoi terminali che hai realizzato e che hai fornito sia a me che a Francesco, hai, al di là diciamo di aver utilizzato ami e nylon molto semplici, vedevo qualcosa di particolare, però preferisco che ce lo spieghi. Sì, tu. Sì, sì, vabbè, diciamo che rispetto al classico terminale a bandiera abbiamo preferito utilizzare un amo che, partendo direttamente dal nodo del piombo, peschi poggiato sul fondo, e il secondo amo praticamente va a pescare 2 centimetri dal piombo, quindi anche questo è a stretto contatto col fondo, perché i pettini sono dei pesci che proprio stanno attaccati al fondo e raramente si alzano. L'unico accorgimento, ecco, differente tecnico è proprio questo. Infatti la maggior parte delle catture le abbiamo ricevute sugli ami proprio bassi. Sugli ami bassi. Bene. Poi per il resto, insomma, fili 30 e 25 per corpo madre e braccioli. Si potrebbero usare fili più sottili, ma non è il caso. Anche lunghezza dei braccioli più o meno? Lunghezza sono sui 20 centimetri. Circa 20 centimetri. 15 centimetri. Ai 20 centimetri, ecco. Senza snodi, con dei semplici nodi. Sì, un terminale che si realizza in pochi minuti, hai visto, l'abbiamo fatto insieme stamattina. Tutto veramente molto semplice. La bellezza di questa tecnica è proprio questa, cioè la semplicità e soprattutto stare insieme in una giornata che sembrava impossibile, invece l'abbiamo passata. Siamo riusciti a tirare fuori un piccolo pomeriggio. Certo. Oggi abbiamo visto come una giornata ventosa, grazie all'estro di Giovanni, si è trasformata in una piacevole e divertente giornata di pesca. Sì, divertente la giornata, ma sarà divertente anche la serata, perché i pesci pettini che abbiamo catturato hanno delle carni bianche, dolci, particolarmente gustose, che fatte fritte sono veramente fantastiche. Quindi dobbiamo ringraziare Francesco che ci ha ospitato sulla sua imbarcazione. A noi invece, Qui come si fa, nonostante una giornata ventosa, scappotta ancora e alla prossima avventura.